ha fottuto la spada, oh, ridammela. Missile predator alleato in arrivo. Abbiamo già un amico. Si chiamerà Asdrubale. E porto tre route. Io guido la Pekar. Space Gamers, benvenuti a questo nuovo episodio del walkthrough di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Allora ragazzi, siamo qui nel tempio dove Link si è risvegliato, perché qua nei dintorni dobbiamo trovare una strada per arrivare all'ultimo sacrario che ci darà un cuore extra per aprire la porta che ci serve. Dobbiamo solo capire la posizione del sacrario. Credo sia sopra. Ho già visto un po' nei dintorni e l'unica soluzione che ho trovato è quella di creare una mongolfiera oppure un artefatto, un marchingegno volante. Però forse possiamo anche raggiungerlo con questi ingranaggi, perché lì vedo una strada. Tu che puoi arrampicarti ovunque, Link. Non ti puoi arrampicare su questa statua. Mannaggia a te, mannaggia. Giustamente posso fare così. Il potere più forte del gioco. Voilà. Ok, perfezione. Sali qua. Olè. Vediamo se abbiamo azzeccato la strada. Stiamo andando da qualche parte. Forse abbiamo azzeccato. Beh, direi proprio di sì. Beh, vediamo un po' se sblocchiamo un nuovo potere. Nessun potere nuovo, unlucky. Ok, vediamo un po' che dobbiamo combinare. Tipo, la barca sta venendo di qua e noi dobbiamo invertirla, immagino. Olè, vai. Bello, questo potere mi piace tanto. Gli ultimi due che abbiamo sbloccato, secondo me, sono i più belli. Tra i tunnel che possiamo creare e il potere di invertire il tempo, una figata. Ho sbagliato. Riavvolgi. La cassettina non si lascia là. Per nessuna ragione al mondo. Vediamo che ci dai. Cosa di utile? Freccia di legno. Beh, sempre utile le frecce. Abbiamo già finito. Dobbiamo soltanto azzeccare il tempismo. Ma sono una indipendente dall'altra? Sì, sono una indipendente dall'altra. Ok. Devo farle muovere insieme. Eccoci qua. Quanto godo. Ed ecco l'ultima sfera. Abbiamo un cuore in più. Dobbiamo andare prima alla statua, ovviamente. E vediamo cosa c'è dietro quella porta. Beh, un TP diretto qui me lo potevate pure dare, eh. Pezzi di vomito. Give me the heart. Il Kingdom Hearts. Aspetta. Mi prendo il portavigore, sono proprio stronzo. No, solo il portacuore si può prendere, ok. Dammelo tutto, fammelo inciuciare. Ogni volta che prendiamo potenziamenti e cose ci leva la schifezza. Siamo proprio intrisi di miasma noi. Meno male come shoot. Mi compiaccio. Vedo che sei riuscito ad aprire il portale. Il tuo corpo era stato pervaso dal miasma, perciò non si è ancora ripreso del tutto. Ma a quanto posso vedere, sembri sulla via della guarigione. Le sfere della benedizione che hai trovato nei sacrari ti hanno aiutato. Aver trascorso questo tempo con te, per quanto breve, è stato un onore. Zelda aveva ragione su di te. Ti prego, prenditi cura di lei. Se sapessi dov'è, magari.
Bene, adesso. Che cos'è questo? Un poterino? Un frammento della spada, forse? Abbiamo teletrasportato la spada a Zelda? Ma ha fottuto la spada, oh, ridammela! Possiamo scendere a Hyrule? Link, vienimi a cercare. La fai facile tu. Mi fotte la spada e non mi dice dove andare. Iniziamo bene. Impicchiata. Scendiamo a Hyrule. Dove andare? Non lo so. Missile Predator alleato in arrivo. Boom. Prima di tutto si va a sbloccare la mappa, tipo, istantaneamente. Questo... dove ci conduce? Vicino al castello. Oh. No, ragazzi, i Boblin. Il mio incubo. Forza, Boblin. Che è? C'è cazzotto. Ehi, ti permetterai più. Le mie mele. Che poi, ragazzi, io sono pure allergico alle mele. Però Link no. Sacrarino, sacrarino. Non ne vedo manco uno. Quello è un teschio. Di solito è una tana di Boblin. Beh... allora, io non voglio fare l'errore che ho fatto in Breath of the Wild, ovvero rushare come non so cosa verso la storia. Siamo in questa zona, ce la esploriamo, non dico esplorarcela proprio al 300%, però se siamo incuriositi da qualche cosa ci andiamo. E tu sei un cavaliere pezzo di vomito. Yeah. Ma che cretino che sei! Pezzo devo... deconstrutto. Lucertolina, vieni qua. Vieni qua e ti mangio. Sei andato. Io, giusto per... posso? Si può? Si può. Non mi ricordo come si cavalca. Non mi ricordo. Ma l'ho già domesticato? Abbiamo già un amico. Si chiamerà... Asdrubale. Asdrubale, fermati un attimo. Asdrubale. Ok, bravo Asdrubale. Bravissimo. Aspettami qua. Non te ne andare, per favore. Ma te stai fermo. Ops. Ehi. Vedi che t'ho visto. Quanti sono? Ce la facciamo, ce la facciamo. No, forse no. Gestiamo, gestiamo. Ok. Questo, via. Godo. Non è morto. Pezzo di schifo che sei. Ci vuole la mia lancia. Teniamo alla larga. Quanto godo, sono fortissimo. Vieni qua. No, non l'ho preso.
Oh, che prendi l'arma dell'amico tuo? Ehi, calmati. Dove stai andando? Si sono cacati sotto. Non ho capito perché mi hai disingaggiato la freccia di fuoco. Sei uno stronzo. E basta. Stati zitto. E vaffangavo, va. Quanto sono god. Perfetto. Ci sono due casse. Mortacci vostra. Tu sei rimasto solo solino, poverino. Tipo un secchio. Poi c'è la spadona tu. Beh, vediamo un po' cosa ci nascondevano questi boblentini. Vediamo. Trivellone del Grublin. E poi? Ambra? Ma. Mi piace. Asdrubale, vieni qua. Dobbiamo andare. Obiettivo: andare alla torre. Così sblocchiamo la prima mappa. A meno che non è l'obiettivo anche della missione. No, fermo. Mi sa di sì, perché mi sa che la zona è quella dove dobbiamo andare. Vabbè, io la punto lo stesso. Eh sì, è uguale. Asdrubale, dove cacchio sei finito? Asdrubale? Oh, eccoti qua. Ci sono un bel po' di cose da vedere, tipo anche questa bella rovina. E che sono boblin, raga. Perché no? Sta tipo non l'Asdrubale. Qua ci penso... Stai bene, frate? Aspetta che sappiamo come gestirti a te. Sei un albero. Asdrubale, dove vai? Quanto godo. Ma che sono ste robe? Magari accetta. Serve a qualcosa. Madonna, pensavo che mi stessi attaccando. E quindi? Non per dire, giusto per. Però. Scusa, ho ucciso un albero mostro qua. Me lo porto appresso adesso. Che legnone che c'ho. Da dove sei uscito tu dalle spalle? A pezzi devo. È lunghissimo. Distrutti. Spada del soldato. Sono tutte corrose queste armi. Ma che schifo ha combinato quello. Link, cerca. Opale per l'armonia. Ah, guarda un po' chi c'è. Con anche la combriccola. Pozzo delle rovine di Mabe. Secondo me ci si può andare giù. Dopo aver constatato che non c'è una cassettina per me, io mi butto nel pozzo. Salve. Ma aspettavo peggio. Dobbiamo spaccare tutto. Ehi, salve. Quanti bei mineralini. Forse abbiamo un problema. Come usciamo di qui? No. Ma quale problema abbiamo? Ma per favore. Allora, arco di legno antico. Non devi lanciare niente. Facciamo una bella esplosione. Che dite? E tu? Sei rimasto senza gli amichetti, poverino. Ah, pezzo. Devo, vieni qua. Oh, oh. Perfetto. Oh, madò. Calma, questo mi sciolta, secondo me. Io col mio scudo spada. Che razza di arma c'ho? Pensavo mi desse la culata. Non tolgo un HP, non li tolgo. Bella la mia freccia. Un attimo solo, eh. Io un po' di fuoco te lo darei tranquillissimamente. Godo. Vai, Link. Oh, sacrata! Perso la spada. È il momento di sfoderare l'arma più forte del gioco. Dove sta? Eccola. Vieni qua. Tira il cazzotto di nuovo. No. L'incornata. No, dove vai? No, prendo fuoco anch'io. Ok, ce l'ho fatta. Dammi tutto. Grazie mille. Wey, quindi avete proprio cambiato design voi, eh? Pezzi di vomito. Ci stiamo divertendo. Ehi, la festa qui, eh? C'è una mongolfiera. Ma che schifo è? Cioè, noi scendiamo giù. Non mi sembra il caso. Ho molta paura. Diciamo che c'è anche il sottosuolo. Quindi non solo abbiamo le isole volanti, non solo abbiamo i rule,
Abbiamo anche il sottosuolo. Porca miseria, quanta roba. Proviamo a fare il primo sacrario. Esteticamente sono stati ridisegnati proprio. Penso che all'interno invece siano piuttosto... cioè, siano nuovi ovviamente, però comunque le cose sempre quelle sono. Anche se abbiamo comunque nuovi poteri. E infatti già non so cosa fare. Dovremmo farli passare in qualche maniera strana. Maniera strana già trovata, perfetto. Dai Link, ce la puoi fare. Grande Link. Abbiamo delle belle formine da portarci in giro. Perfetto. E poi devo portarle qui. Si può fare? Guarda che casino. Dai che l'ho azzeccato. È così, per forza. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Inseriscite, maledizione. Ok. Madonna. Mi è caduto addosso. Ok. A posto. Ce l'abbiamo fatta con un poca fatica. E abbiamo fatto il primo sacrario. In realtà ce n'era anche un altro qua. Ma io, in tutto questo, Asdrubale, dove l'ho lasciato? Eccolo. Asdrubale, scusami. Ti ho dimenticato qui. Sono importanti almeno da trovare i sacrari. Perché sono punti di teletrasporto, ovviamente. Poi, oh, se non ci va di farli, possiamo anche evitare. Però l'importante è sbloccarli almeno. I tuoi amichetti, Asdrubalino. Ma c'è un altro accampamento di... Calmati, Asdrubalì. Calmati. C'è un altro accampamento, non so se ci sono per oggetti. Asdrubalì, fa amicizia con le apette. Io devo fare un po' di roba qua. Io voglio capire, no? Io questi, li devo portarmeli appresso? Oppure devo andare lì, parlare con l'amico, tornare e dirgli... Ehi, vedi, vai di là, non lo so. Io mi sa che posso prenderlo, lui. Esattamente, ecco come faccio a portarlo. No, è caduto, poverino. Andiamo, ragazzi. No, dall'altra parte. Il tre ruote funziona. Ok, così lo possiamo incollare, meno male. Bene, siamo pronti a partire. Ah, ah. I porto tre ruote. Io guido la Pecar. Outro è ruota piaggio. La Pecar della piaggio. Mi scegli quattro mattino. Mi alzo alle 4 del mattino. E coccoporri 4 e 10. A volte mi sveglio più tardi. E poi vado al mercato. E poi vado al mercato. E mi carico melluno. A te mi dei. Beh, la canzone della piaggio è proprio così. Che finiva con un incidente. Quindi l'abbiamo azzeccata. Il problema di questo, sapete qual è? Io mi spreco... Oh, scusami. Spreco le frecce. Siamo arrivati. Fermo! Bene, siete tutti e due riuniti. Spaccali da qua e mettiti insieme all'amico tuo. Ecco qua. Non ho granché da darti per ringraziarti. Come caspita ti permetti? Bravo. Bravissimo. Torniamo adesso a farci il nostro carissimo sacrario. La tu, Yorn Casoria. Se è scattata una rot. Per castrato fa schifo. Ah! Ce l'abbiamo quasi fatta. Oddio, abbiamo investito qualcuno, scusami. Oh, ce l'abbiamo fatta, davvero. Abbandonate la nave. Poi si spegne se ci allontaniamo, vero? Sì. Fantastico. Quella è una cassa che io voglio. Posso bloccarla? Vieni qua, vieni. Amico Fritz. Mi permettere. Freccia di legno, meno male che abbiamo consumato un sacco per fare il tre ruote. Io non so se sto facendo bene. Probabilmente mi sto per suicidare, però... devo provare. Dove stiamo andando? Come facciamo ad aprire la porta adesso? Ah, no, abbiamo fatto, mi sa. Fantastico. Sneaky sneaky. Lo voglio attaccare proprio al centro. Si può fare? Sì.
Funziona così? No. No, non funziona. A me non pare molto stabile, sono sincero. Sto sclerando. Come cavolo si fa? Sta roba qua. Non c'ho più l'arco, non so perché. Oh, si è mosso. Non ci sto credendo. Quindi è il contrario, Levati di dosso. Aspetta che però sull'attacco parte. Aspetta. No! Mettiti là. Fatti fermo. Vai. Ah, quanto godo. L'abbiamo fatto. Ah, perfezione. Allora, direi che di cavolate ne abbiamo fatte anche abbastanza. Quindi io recupererei il mio Asdrubale e andrei alla missione. Così sblocchiamo anche la torre, vediamo un po' la mappa in tutto il suo splendore. Abbiamo tantissime cose da vedere. Però ragazzi, la serie la voglio strutturare anche, ovviamente, dove farò esplorazione off camera, perché insomma avete capito quanto è grande il mondo e noi abbiamo visto una piccolissimissima parte. Quindi ci saranno anche delle esplorazioni che non farò vedere in video. Mannaggia le api! Ho capito che sono amiche tue, Asdrubale, però. Capite bene che fare tutto in video mi è impossibile. Anzi, più che impossibile, ci metteremmo tipo 50 episodi. Quindi dobbiamo anche... cioè, dovrò anche fare delle esplorazioni off camera. Asdrubale, vuoi entrare? Padron Link? Ah, mi conoscono. Sei proprio tu, Padron Link? Dove sei stato finora? Dopo che tu e la principessa Zelda siete partiti per la vostra spedizione, il castello si è sollevato in cielo. Erano tutti così preoccupati, soprattutto Lady Pruna. Era così impegnata a seguire le vostre tracce che quasi non ha chiuso occhio. Quindi non è passato così tanto tempo? Dovrebbe essere l'edificio con il telescopio. Vai da lei a tranquillizzarla facendole vedere che stai bene. Insieme alla Asdrubale, possibilmente. Sì, Asdrubale può entrare. Biondo agli occhi azzurri. Dottoressa Pruna! Lo spadaccino è tornato. Ma si può sapere dove diavolo sei stato? Non sei un fantasma, vero? Cos'è accaduto al tuo braccio? Non so cosa sia successo, ma adesso mi spieghi tutto quanto. Se solo Link parlasse. Quindi tu e la principessa Zelda siete andati a indagare al castello di Hyrule. Vi siete inoltrati nei suoi sotterranei e vi siete imbattuti in una mummia che si è risvegliata davanti ai vostri occhi. Non ci stiamo mai fermi, detto in parole povere. È precipitata nel vuoto ed è scomparsa. Deve essere stato quando il castello si è staccato dal suolo e dal cielo sono precipitate tutte quelle rovine. Più tardi ti sei risvegliato su un'isola nel cielo. Forse il braccio che imprigionava la mummia ti ha protetto. Sempre lassù, uno strano essere ti ha dato la mia tavoletta. E hai scoperto che quel braccio era appartenuto a un certo Raoul. La spada suprema è scomparsa. Me l'ha fottuta Zelda. E la voce della principessa Zelda ti ha guidato fino a qui. Non vorrei dirmi che sei piombato da lassù. Beh, sì. E poi c'è questo Raoul, il primo re di Hyrule, si chiamava così, se non sbaglio. Ci sono ancora troppe cose che non mi tornano. Ad ogni modo, quella mummia che hai visto nei sotterranei deve avere a che fare con il cataclisma. Ma va? Deve aver causato quello che è successo al castello e la caduta delle rovine dal cielo. Forse questi avvenimenti sono tutti collegati a quella strana mummia. Ma va due?
Ma la cosa che più mi ha colpito è stata la voce della principessa. Ha detto: vienimi a cercare, giusto? Se questo è vero, significa che la principessa è viva. Forse è sopravvissuta e si trova sotto al castello di Rule. Forse la voce che chiedeva aiuto era la sua. Scusami se non ti congedo ancora, Link, ma devo chiedertelo. Potresti andare a incontrare la squadra mandata a cercarvi sotto il castello di Rule? Il capitano si chiama Aosta. Insieme dovreste riuscire a trovare la principessa. Sono consapevole che la mummia che ti ha attaccato potrebbe essere ancora vicina. Ma purtroppo è un rischio che dobbiamo essere disposti a correre. Conto su di te, Link. Quindi Raoul era il primo re di Rule. Probabilmente quando hanno fatto l'alleanza fra i due popoli. Apri. Possiamo andare? Ascensorigno? Tavoletta? Non posso usare niente? Non posso accedere ancora alla torre. Se potessi arrampicarmi... Tecnicamente sì, ma la mia stamina mi dice che... Non credo che andrò molto lontano. Beh, credo proprio, ragazzi, che io mi fermerei qui per questo episodio, sapete? Prossimo episodio continuiamo a fare un po' e un po', quindi continuiamo a esplorarci dintorni e poi andiamo a vedere, anzi a recuperare la squadra di ricerca che, insomma, ci stava venendo in soccorso e magari sappiamo un po' di più di che fine ha fatto Zelda. Ci vediamo al prossimo episodio.